Coach Serventi, una partita bellissima, non abbiamo altri aggettivi per un incontro del genere. Sì, è stata veramente una bella partita, spero che il pubblico abbia apprezzato e si sia divertito, è chiaro che c'è il rammarico di averla persa. Abbiamo visto quella palla, quella conquistata a pochi secondi dalla fine, però possiamo dire che la squadra si è comportata benissimo, abbiamo visto veramente una grandissima giocatrice, la Killey. Sì, però dovete aver visto anche gli ultimi falli, gli ultimi due che c'erano, e comunque secondo me abbiamo tirato solo 9 tiri liberi, loro 23, però comunque quando una squadra perde deve fare i complimenti agli avversari, quindi faccio i complimenti alla Virtus, però secondo me diciamo che è un peccato perché qualche falletto in più ce lo meritavamo, perché siamo andati soli lunetta 9 volte e qua insomma, però comunque complimenti alla Virtus e complimenti anche alle mie ragazze perché sono state veramente molto brave, quindi sono molto orgoglioso di loro, gli faccio i complimenti perché questa partita è giocata veramente molto intensamente, non abbiamo mai mollato di un centimetro neanche quando eravamo sotto, perché non siamo mai stati sopra a parte all'inizio, però dopo ci siamo sempre inseguito, però siamo stati molto brave. Sono state molto brave le ragazze a stare lì, a recuperare, a avere voglia, a lottare, e questo è lo spirito Lupe giusto, per cui sono molto fiero delle ragazze. Dopo le prime due partite di questa giornata siamo certi che questo sarà un gran bel campionato. Sì, è un campionato molto difficile, il livello si è alzato parecchio, quindi sicuramente sarà vincente, ma molto bello perché non sarà semplice per nessuno. Alla Virtus mancava un giocatrice, vero, ma anche noi mancava una comunitaria che per noi era molto importante, che stiamo aspettando di cercare qualcuna sotto canestro, perché abbiamo bisogno anche di un aiuto per Kelly, che oltre alla buona prestazione o chiaramente di Marcella Filippi, che ha fatto un'ottima partita, però un cambio in posto numero 5 ci vuole, e anche noi stiamo aspettando. Ovviamente anche la Virtus sarà rimaneggiata, però quello che conta sono i presenti, secondo me, e i presenti hanno fatto uno spettacolo molto bello, quindi complimenti a loro, ma anche tantissimi complimenti alle nostre. Bibi Barberis, non sei mai uscita per tutta la partita, è incredibile, hai fatto di tutto e avete vinto così, agli ultimi secondi, una bellissima partita. Sì, diciamo che è stata una partita molto difficile, molto intensa, sapevamo che non sarebbe stata facile, però sono veramente orgogliosa della squadra perché abbiamo lottato dal primo all'ultimo minuto e abbiamo dimostrato di avere un gran carattere. Siamo ancora a ranghi ridotti, stiamo aspettando tante giocatrici, ma abbiamo una grande grinta, una grande intensità, una grande voglia, e questa cosa ci deve contraddistinguere, deve essere il nostro marchio di fabbrica sempre. Ilaria Milazzo, brucia perdere di uno con la Virtus Bologna, ma sicuramente avete dimostrato di essere una grandissima squadra. Sì, perdere così fa molto male, però abbiamo dimostrato di avere tanto carattere, siamo state sotto di diversi punti, 7-8 punti, non abbiamo mollato e con pazienza, cercando di sfruttare quelle che sono le nostre capacità, la nostra forza, la difesa, il contropiede, la corsa, abbiamo recuperato, li abbiamo messi in difficoltà tanto con le nostre difese, quindi dobbiamo essere veramente fieri di quello che abbiamo fatto. È chiaro, i due punti sarebbero stati la ciliegina di questa partita, però continuiamo a lavorare, questo deve darci fiducia per andare avanti, per lavorare bene, perché davanti a noi ci aspetta un bel campionato e sono sicura possiamo fare veramente il meglio come abbiamo dimostrato oggi. Coach Lardo, una bellissima partita innanzitutto tra due belle squadre. Sì, guarda, ci pensavo proprio prima, adesso ho un po' passato un attimo la tensione della partita, è stata veramente una bella partita, intensa, ci sono state anche belle giocate, penso che sia stato anche un bello spot per la prima giornata di questo Opening Day. Perciò, chiaro, noi siamo più soddisfatti che abbiamo vinto, e soprattutto perché con le rotazioni limitate sicuramente non eravamo al completo, si sapeva già. Vorrei fare i complimenti a San Martino perché ha giocato una partita di grande spessore, ci ha messo in difficoltà e fino alla fine, insomma, la partita è stata in bilico.
Perciò direi, noi avevamo bisogno di questo proprio per fiducia, perché è tutta la prestagione che giochiamo un po' a ranghi ridotti per i vari infortuni e le americane che non sono ancora arrivate, perciò merito veramente, mi fa piacere per le ragazze. Effettivamente le assenze non si sono viste, perché comunque le ragazze hanno dato tutto. Vediamo invece nel complesso questo campionato. Direi che, viste le prime due partite di questa prima giornata, di questo Opening Day, sarà sicuramente un gran bel campionato. Sì, guarda, è vero che sulla carta non è che si possono fare i pronostici sulla carta, ma appena visti i roster e le formazioni che sono state allestite per questo campionato, direi che sarà un campionato rispetto a quegli scorsi molto più equilibrato, e questo farà bene sicuramente a tutto il movimento. Queste due partite qua ne sono la testimonianza, perciò ben venga che ci siano squadre che hanno investito per costruire delle squadre competitive. E come dicevo prima, fa bene il movimento vedere un movimento che cresce, delle squadre competitive che possono lottare per le varie posizioni in classifica.